Salve, sono Meat Canyon. Pensavo di prendermi una pausa dalle parodie e raccontarvi un episodio della mia vita. Un capitolo intitolato Il mio primo pigiama party. Avevo 8 anni, il sole iniziava a calare e fremevo di anticipazione per la notte che sarebbe seguita. Io ed il mio amico Luke giocavamo ai videogiochi da ore, oltre a scambiarci le nostre carte collezionabili Pokémon. La madre di Luke aveva un sorriso radioso, offrendoci una fornitura infinita di fette di banana come snack. Era una notte comune. O almeno così credevo. Ora della nanna! Domani andiamo in chiesa e dobbiamo svegliarci molto presto! Una delusione torrenziale si abbatte su di me. Non era enunciato che fosse parte dell'accordo. Quando penso di andare in paradiso, sono così felice! Voglio andarci tantissimo! Voglio vedere la mia nonna e il mio nonno! Il buon pastore dice che mi aspettano! Corsa fino alla mia stanza! Mi lasciò indietro, a fendere l'oscurità della sua casa, solo soletto. In uno stato di confusione sapevo che dovevo proseguire. Non avrei fatto la fine del ragazzino strambo che sta seduto da solo a casa degli amici. Ero fin troppo orgoglioso. La madre di Luke era a lavello, lavando normalmente i piatti, ma ciò che catturò il mio sguardo fu il tavolo. Mentre ci forniva una quantità infinita di banane tagliate, la madre di Luke aveva lasciato avventatamente bucce di banana sulle carte Pokémon. Specialmente la mia carta di Blaziken, della quale ero ossessionato, dato che era il mio starter in rubino. Catturai la sua attenzione dicendo: «Ehi, mio padre ha speso molto per queste carte!» Si avvicinò a me con il suo sorriso smagliante. «Ti andrebbe uno snack? Scusa se piango, ma il signor Robert non è in sé al momento.» La madre di Luke iniziò a parlare di qualcosa, ma non riuscì a prestare attenzione. Con la coda dell'occhio notai qualcosa. Una busta da 40 pezzi di pizzette assortite. Il che era assurdo, ci aveva offerto banane per tutta la notte. È tipo, se hai delle pizzette, perché non metterne un paio in forno per gli ospiti? Specialmente per i bambini. Ma sto divagando. Ehi, sono qui, avanti! Vieni, è ora della preghiera prima di andare a letto. Non ci indurre in tentazioni. E fai in modo che le nostre anime non vengano consumate dalle fiamme dell'inferno. Amen. Ti sei perso la preghiera? Spero che riuscirai a dormire bene. Ehi! Vuoi giocare a Donkey Kong? Non diedi una risposta. Rimasi in silenzio e immobile. Improvvisamente fui accecato dalla luce della TV di Luke. E lui era lì, mentre colpiva quel bongo di plastica, mentre ridacchiava da solo. Ma notai qualcosa. Notai che la porta era ancora aperta, ed il padre lì guardava la stanza, e incrociammo gli sguardi. Tirò fuori una banana e cominciò a mangiarla. La lenta rotazione della sua mandibola graffiava come l'acciaio contro l'acciaio, senza sbattere le palpebre, lì immobili a fissare. Per sempre. E qui finiscono i ricordi. Da quel momento in poi la vita dopo la morte e la religione mi affascinarono molto. Anche se lascia un po' d'amaro in bocca, con un pizzico di banana. Statemi bene, gente! Buonanotte a tutti! Non ci indurre in tentazioni e fai in modo che le nostre anime non vengano...